l'ambulanza subito qui, presto! Abbiamo un codice! Ah! Vi daremo la caccia fino all'ultimo, figli di puttana! Credete che l'America non vi troverà? Non serve, generale. Verremo noi in America. Il contratto dice niente armi, non in questa missione. E chi deve saperlo? Il generale McGowan. Ma questo dovrebbe farti star meglio. Ecco un piccolo souvenir dall'Indonesia. Grazie, Rick. Ma se mi servirà un calambit per una ricognizione aerea, saranno dolori. Male non fa. Dov'è Charlie con il satellitare? Ehi, scusate. Sto dando gli ultimi ritocchi a questo capolavoro. Il segnale elude completamente la base. E perché? Per tenere la bocca chiusa a quelli della difesa. È per questo che sei qui. Sam. Muoviamoci. Upload. Siamo dentro. Squadre, qui è il re. Siamo pronti. Pedone pronto. Alfiere pronto. Cavallo pronto. Torre pronta. Regina pronta. Nient'altro, capo? Dì a Sara che sarò offline per qualche giorno. Sara è ancora single, vero? No, credo che lo prenderò come un... E smettila di hackerare la base, siamo ospiti. Sì, ma è talmente facile. Video pronti. Ingaggio due nemici. Perfetto. Chiavi di decrittazione F scadono tra 40 giorni. Nemici abbattuti. Lasciatelo. Alfiere a terra, va tutto bene. Andiamo. Bloccate tutto e muovetevi. Via la blacklist. Ora. Torre Andersen, qui Paladin 02. Chiediamo permesso di decollare. Ricevete? La radio va? Funziona benissimo. Torre Andersen, qui Paladin 02. Richiediamo permesso di decollare dall'eliporto Alfa 9. Da, non c'è tempo. Al diavolo il protocollo. Vuoi tornare in tempo per il poker del generale McGowan? Come credi che lo paghi l'elicottero? Lasciatelo. Rapporto squadra, bravo. Bravo, ok. Entrate. Paladin 02, stiamo precipitando! Forza! Siamo alla base? Appena fuori dal perimetro. Muoviamoci. Siamo bersagli facili qui. Vic, aiutami, sono bloccato. Il satellitare di Charlie. Pronto? Porca merda, state bene, che cazzo succede? Elicottero abbattuto, stiamo bene. Avranno colpito il deposito di munizioni. Dove sei? Sotto un furgone col portatile, sentite? E ragazzi, tutti i canali radio sono down, deve essere un disturbatore. Il segnale è a nord-ovest da voi. Ok, tieni duro, noi troviamo il disturbatore.
strada. Andiamo. Scommetto che i figli di Troia usano un disturbatore. Cosa te lo fa pensare? È il mio mestiere. Occhi aperti, Sam. Questi sono dei professionisti e noi non abbiamo neanche una pistola. Il canale di scolo ci terrà a riparo. Gesù, quello non è un mortaio! Sembravano dei Katyusha. Giù! Eccolo lì! Ok! Disperdetevi e continuate a cercare! Vic, non lo ti vedo! Muovo. È lì! No! Ah, merda! Ok, a posto! Svelto, fammi scaletta! Con la registrazione. La squadra Bravo ha preso un caporale. Bene, questo non durerà. Iniziamo a Ehi, coglioni! Sta morendo. Ma se bloccano le comunicazioni non va da nessuna parte. Io l'ho stabilito. Tu pensa al disturbatore. Ok, Vic. Buona fortuna. I loro aerei missili non sanno combattere. Ma di morire sono capaci come tutti. È così che mi hanno insegnato a mirare. Dovrebbero sparare a chi ti ha insegnato. Dobbiamo fare danni, non effetti speciali. Va bene, facciamo a modo tuo. Sai come disattivarlo? Ci sto lavorando. Lui come sta? Non chiederlo. Charlie, ci siamo. Ok, ok. È sufficiente disattivare l'oscillatore ed eliminare il segnale di disturbo. Non ti muovere, Blacklist. Non parlare, ok? Charlie, non c'è un interruttore. Vedi un pulsante blu? Sì. Quello. Cosa stai dicendo, amico? Che stai dicendo? Che dici? Non fermerete la Blacklist. Ho fatto, Vic. Non fermerete la Blacklist! Granata! Un devastante attacco alla grande base militare statunitense sull'isola di Guam
più pesante attacco a una base americana dopo Pearl Harbor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo degli ingegneri. Hanno pubblicato un video su internet con agghiaccianti riprese dell'attacco e le loro richieste. Gli attacchi sono parte della blacklist. La blacklist. La blacklist. America, questa è la blacklist. Un nuovo attacco ogni 7 giorni. Abbiamo una richiesta. Avete soldati in 153 paesi. Richiamate le vostre truppe. Ora. Altrimenti ci sarà un attacco a settimana. Non vogliamo trattare. Non potete fermare la blacklist. Avete 7 giorni prima del prossimo attacco. La scelta è vostra. Noi siamo gli ingegneri. Qual è la situazione? Paladin 1 e la squadra di Fourth Echelon sono pronti, Presidente, ma non troviamo il signor Fisher. Il suo amico lotta per la vita. Trovate Victor Cost e troverete Sam. Centinaia di morti in Guam, la spada di Damocle e di altri attacchi all'America. Il mondo vuole risposte, signor Fisher, e io non ne ho nessuna. Fourth Echelon deve trovarle, e non può farlo senza un leader. Tieni duro, Vic. Uno degli uomini di Vic viene con me, non si discute. Può avere Charlie Cole. E la Grimms Dottir ha reclutato uno dei migliori della CIA come supporto. Isaac Briggs. E Grimm è fuori. Nemmeno lei la voleva in questa missione. Spiacente, Sam, voglio Grimm. È l'unica in grado di lavorare con lei. Benvenuto nella Fourth Echelon, signor Fisher. Male, eh? È la prima volta che voli? No. Che cosa sappiamo degli ingegneri? Ancora niente. Briggs e i nostri stanno isolando i possibili candidati. E l'elenco di nomi? Libertà americana, sangue americano? Potenziali attacchi, tutti con un timer. Abbiamo solo 5 giorni prima di consumi americani. Esattamente. Stiamo analizzando i possibili bersagli proprio adesso. Ti dirò tutto su questo aereo. Prototipo di trasporto militare? Sì, ma con apposite modifiche. Armeria, infermeria, cella di sicurezza, tutte le risorse che avresti a terra. Ma in movimento, come ai vecchi tempi. Problemi, Briggs? Mi hanno messo la radio sottocutanea e non sono stati delicati. In confronto l'Air Force One sembra un aeroplanino, vero, Sam? Vogliamo parlare dei potenziamenti? Prima spiegami questo. Notizie e recupero dati, analisi predittiva, foto e perizie video. E inoltre delle backdoor sui sistemi Elint e di riconoscimento facciale di CIA, NSA, DCS ed FBI. Tutto in tempo reale. È di questo che ti vantavi? L'IMS? Interfaccia missione strategica. Abbiamo portato svariate migliorie al progetto di Charlie. Ma ti spiegherà tutto lui. La cosa bella è che puoi controllare tutto da questa postazione o dall'OPSAT quando sei a terra. Notevole. Fammi sapere se hai bisogno, intanto controllo i nuovi dati. Grazie, Charlie. Quasi dimenticavo, il tuo OPSAT. Nuovo e migliorato. Vedilo come un IMS in miniatura. Trasmissione dati, controllo droni, scansioni. Ottimo. Devi solo metterlo in slave con l'IMS, un paio di calibrazioni ed è tutto pronto. Grazie, Charlie.